Namaste, ciao. Questa sequenza di yoga è dedicata al nostro sistema immunitario. Andremo a fare una serie di posizioni che ci aiutano a rinforzare e dare la ricarica al nostro sistema immunitario, cosa particolarmente utile nei cambi di stagione e durante l'inverno, ovviamente. Iniziamo la pratica portandoci in piedi. Bene, in piedi, i piedi possono essere uniti o separati alla larghezza del bacino, ma comunque paralleli fra di loro. Schiena ben dritta, lascio cadere le spalle e le braccia lungo il corpo. Chiudiamo per qualche istante gli occhi. Se vogliamo possiamo mettere una mano sull'addome per sentire di più il respiro. Quando inspiro, infatti, allargo l'addome. Quando espiro, la pancia rientra, il pavimento pelvico, la mia base sale verso l'alto. E ancora inspiro ed espiro. Inspiro senza forzarmi, respirazioni naturali. Ed espiro. E ancora inspiro ed espiro. Ancora una volta, inspiriamo. Espiriamo. Portiamo le mani unite di fronte al nostro petto. Lentamente apriamo gli occhi. Tutto il peso del corpo va sul piede destro. Il piede sinistro si può appoggiare sulla caviglia, sul polpaccio, oppure lo portiamo nell'interno coscia. Ogni livello va bene. L'importante è trovare il centro. Le mani sono di nuovo unite di fronte al petto e qui semplicemente continuo a respirare. Inspirando lentamente ed espirando sempre usando il mio addome e cerco di riportarmi sempre al centro. Ci saranno sempre dei piccoli movimenti e cerco di trovare questo centro. Inspiro ed espirando riporto il piede sinistro a terra. Agito un po' la gamba destra per togliere un po' della tensione. Piede sinistro ben forte in terra, anche qui il piede destro o sulla caviglia o sul polpaccio o lo solleviamo del tutto, lo portiamo nell'interno coscia, mai sul ginocchio. Mani unite, cerca di fare pressione una mano sull'altra per vedere se questo ti aiuta di più a avere l'idea di strizzare tutto il corpo verso il centro, come se ci fosse una linea mediana che è il tuo centro perfetto, il tuo momento di calma. E respiriamo. Inspiro e lentamente espiro, piede in terra, sciolgo anche le mani, agito un po' la gamba sinistra, poi vado davanti al tappetino, questa volta piedi uniti fra di loro. Inspirando, sollevo le braccia verso l'alto. Espirando, guido le mani verso terra, ammorbidisco le ginocchia, lascio cadere la testa. Poi mani sotto le ginocchia, stendo le gambe, allungo bene la schiena. E poi mani in terra, un piede e poi l'altro. Metto le ginocchia a terra, piego i gomiti indietro, mi sdraio del tutto in terra. Mani sotto le spalle, ruoto le spalle indietro, salendo per un cobra, posso anche sollevarmi poco poco, poi spingo con le mani in terra, sollevo il bacino, punto le dita dei piedi in terra, mi sollevo a cane a faccia, in giù. Nuovamente sollevo i talloni, guardo in avanti con piccoli passi o con un lungo passo, riporto i piedi fra le mani. Mani sotto le ginocchia, allungo la schiena e le gambe ed espiro, scendo, risalgo srotolandomi del tutto in piedi con un'inspirazione lunga e profonda. Poi riporto le mani al cuore. Le braccia lungo il petto. Ancora una volta sollevo le braccia inspirando. Guido le mani a terra, espirando, lasciando cadere la testa, stendo le gambe e le braccia con un'inspirazione. Poi nuovamente le mani vanno a terra, un passo dopo l'altro, sono nella posizione della tavola.
porto le ginocchia a terra e mi sdraio piegando del tutto i gomiti a terra. Anche qui ruoto le spalle indietro, mi sollevo per un piccolo cobra e poi nuovamente cane a faccia in giù, sollevando il bacino verso l'alto, i piedi a terra paralleli fra di loro. Respiro qui spingendo forte con le mani in terra. Se voglio posso ammorbidire e piegare un po' le ginocchia per spingere maggiormente il petto verso le gambe. Mani forti a terra. Ora guardo in avanti, tra le mie mani porto il piede sinistro fra le mani. Con un passo oppure lo accompagno afferrando la caviglia. Muovo le mani nel mezzo del tappetino. Porto i piedi a essere paralleli fra di loro. La mano destra rimane in terra esattamente sotto il mio viso. Inspirando, sollevo il braccio sinistro verso l'alto. Rimango qui facendo forza con la mano destra in terra, la schiena ben dritta. Guardo alla mia mano sinistra e respiro. Inspiro e mano sinistra in terra, stessa cosa dall'altro lato. La mano sinistra a terra, inspirando, sollevo il braccio destro, schiena dritta, porto il petto in fuori, cerco di allineare un braccio sopra l'altro. E continuo respirando, usando sempre il mio addome. Ancora un respiro qui. Inspiro ed espiro, entrambe le mani a terra, le muovo nuovamente verso il piede sinistro che si apre rivolgendosi in avanti. Mani forti a terra, passo indietro, sono nella posizione della tavola. Ok, un po' di forza, un po' di energia qua. Spingo davvero con le mani a terra, devo attivare le mie spalle, attivo bene l'addome, spingo indietro con i talloni forti qui. Sentiamo l'addome forte, le gambe e le braccia ovviamente. Inspiro, mi spingo indietro, ah, cane, a faccia in giù, allungando bene le braccia. Se voglio come prima posso piegare un po' le ginocchia. Poi di nuovo guardo le mie mani, mi sposto nella tavola, questa volta porto gli avambracci. Uno e poi l'altro in terra. I piedi magari devono andare un po' più indietro. Attivo l'addome, spingo con i gomiti e gli avambracci in terra, un po' di forza. Respiro qui. Poi ginocchia a terra, bacino a terra. I miei gomiti sono sotto le spalle. Apro il petto, collo lungo, spalle lontane dalle orecchie. Respiro, inspiro, faccio scivolare le mani sotto le spalle, la fronte va a terra. Unisco le gambe se si sono separate, mi spingo facendo forza con le mani in terra per sedermi sui miei talloni nella posizione del bambino. Fronte a terra, braccia stese davanti a me, respiro qui. Inspirando, sollevo la testa, guardo le mie mani, mi sposto un po' in avanti, incrocio le gambe e mi siedo passando sopra alle gambe. Bene, la gamba destra davanti alla sinistra, sollevo entrambe le braccia. Con la mano destra prendo il gomito sinistro, cerco di portarlo dietro alla mia testa. Inspiro ed espirando mi inclino leggermente verso destra. Cerco di guardare a sinistra. E respiro qui. Poi torno al centro, sollevo le braccia, inspiro. Mani a terra e espiro. Mi inclino un po' indietro, porto la gamba sinistra davanti alla destra.
Sollevo le braccia, inspirando, mano sinistra afferra il gomito destro, lo porto dietro la testa. Inspiro ed espiro, mi inclino leggermente a sinistra, guardo verso destra. Cerco di non collassare in avanti, mi sposto semplicemente sulla laterale. Inspirando, ritorno al centro, sollevo bene le braccia, espirando, mani giù. Metto le mani dietro di me sul tappetino, sollevo il bacino, apro il petto, voglio proprio muovere lo sterno verso l'alto, respirando qui. E poi mi siedo nuovamente. Bene, metto i piedi in terra e poco per volta vado a sdraiarmi sul tappetino con la schiena. Con le dita delle mani posso toccare i miei talloni. I piedi sono paralleli fra di loro. Mani in terra, inspirando, sollevo il bacino, espirando, scendo. E ancora, inspiro, sollevo il bacino ed espiro, scendo. Ancora una, inspiro, salgo ed espiro, scendo. Inspiro, salgo, l'ultimissima per rimanere. Le mani possono essere a terra oppure incrocio le dita, passo le spalle sotto, le braccia sotto le spalle. E apro bene il petto, guidando lo sterno verso il mio mento. Respiro. Inspiro e lentamente, espirando, scendo del tutto a terra. Rimaniamo un attimo qui. La schiena ben dritta in terra. Se non siamo del tutto appoggiati in terra, ci solleviamo un attimo, ruotiamo il coccige verso l'alto e poi riabbassiamo la schiena attivando leggermente l'addome. Da qui le mani in terra, sollevo le gambe. Per questa posizione mi posso anche appoggiare a una parete con le gambe e magari mettere un cuscino sotto il sacro, anche un cuscino bello voluminoso. Fletto i piedi, sentire bene stendersi le gambe, la parte posteriore delle mie gambe. Non vi preoccupate se all'inizio non è un angolo retto tra corpo e gambe, magari le gambe sono un po' più in là, va benissimo. L'importante è bene attivare i piedi, quindi portare le dita dei piedi verso di noi, diciamo, flettendo bene il piede. Poi piego le ginocchia, con le mani guido le ginocchia al petto, respiro un attimo qui. Piedi in terra, allungo le gambe, chiudo per qualche istante gli occhi, mani a terra con i palmi rivolti verso l'alto, respiro qui. Se vuoi puoi rimanere più a lungo in questa posizione, rilassandoti, lasciando il tempo al tuo corpo di riposarsi. Oppure pieghiamo le ginocchia, allunghiamo il braccio destro oltre la testa e ruotiamo sul lato destro del corpo, aiutandoci con la mano sinistra in terra. Ritorniamo a sedere, portiamo le mani al cuore e lentamente gli occhi si riaprono.
Bene, questa come hai visto è una pratica molto breve, con un momento un po' più di energia, non ti preoccupare se fai fatica, è normalissimo, è fatto apposta, è fatto proprio per quello, per ridare un po' la carica al nostro sistema immunitario. Abbiamo steso bene le braccia, sollevandoci, aprendo anche il petto, quindi spero che questa sequenza possa esserti utile per la tua salute e il benessere. E se vuoi ricevere delle notifiche per i video che pubblico ogni settimana, iscriviti al canale e noi ci vediamo appunto settimana prossima. Namaste.